un'altra specie non amata assolutamente dagli agricoltori, ma noi ne parliamo per quanto riguarda la presenza in città e non molto amata da alcuni cittadini, forse più su base estetica più che su altre, che è la nutria, e dove vedremo poi col successivo intervento che a Milano abbiamo qualche problemino che però risolveremo. A questo punto do la parola a Samuele Venturini, che è un ricercatore, un naturalista, che ha studiato negli ultimi anni in modo particolare la nutria. Prego. Grazie Guido, grazie all'assessorato del Comune di Milano e grazie a tutti per essere qui presenti. Bene, chiunque ha sentito parlare della nutria, me lo confermate? Ok. La nutria o castorino? Ebbene, ovviamente c'è il problema tecnico. No, ho trovato. La nutria o castorino, chi è innanzitutto? È un roditore, quindi mammifero. Mammifero, il suo nome è Myocastor coicus, ne ha passate tante durante la classificazione in questi ultimi anni, e il suo nome quindi come specie è quello che vedete qui sotto. In realtà noi lo chiamiamo nutria, ma nutria in spagnolo vuol dire lontra. Quindi questo è un errore tradizionale, perché gli spagnoli, i coloni, quando giunsero in Sud America, videro le nutrie, ma le scambiarono per lontre, quelle europee. E da qui si è portato indietro appunto questo nome. Ma chi è questo animale? Innanzitutto, qual è la sua biologia? Ha un'alimentazione erbivora. Fa due gravidanze all'anno. Pensate che per un roditore fare due gravidanze ciascuna di 4 mesi è abbastanza lungo. E infatti i piccolini, se li avete visti, nascono già pronti. A 48 ore sono già in grado di nuotare, e se la mamma dovesse soccombere, ebbene in una settimana circa possono già mangiare il cibo solido. Fa mediamente da 4 a 6 cuccioli per parto. Cosa significa? Perché spesso vedo sui giornali o sui media mainstream delle informazioni un po' esagerate, addirittura 13 cuccioli. In natura in media ne fa 4-6. Prima di partorire sono stati visti effettivamente anche fino a 13 feti, ma la nutria, come tanti altri animali, può riassorbirli, quindi c'è una sorta di autoregolazione di questo animale in base alle risorse trofiche. È una specie prevalentemente crepuscolare in natura, anche se nei parchi urbani e in città la troviamo più o meno durante tutto l'arco della giornata. È un animale semiacquatico, cosa vuol dire? Che ha necessità estrema dell'acqua. Pensate che presenta anche mammelle laterodorsali per allattare i piccoli anche mentre nuota. La società è matriarcale, ci sono colonie di circa una decina di individui e è la madre, quindi la femmina, possiamo dire alfa, che controlla il gruppo. Sono animali molto sociali, comunicano tantissimo. Cosa importante è l'elevata plasticità. Cosa significa? Che è in grado di adattarsi a qualunque tipo di ambiente, ma anche di cambiamento. Perché qua? Scusate, vedo che c'è un piccolo errore di formattazione, ma andiamo avanti lo stesso. La storia, da dove arriva la nutria? Non sa nuotare e attraversare l'Oceano Atlantico, non sa prendere navi neanche gli aerei, quindi è stata importata dal Sud America, Patagonia, per farne pellicce. Il primo allevamento di pelliccia di castorino risale al 1928 ad Alessandria. Storicamente gli allevamenti di coniglio coltura sono stati trasformati proprio in questi allevamenti appunto di castorino. Tenete conto che la maggior parte, se non tutti, gli allevamenti di allora erano a conduzione familiare, quindi piccole imprese non iscritte all'anagrafe del commercio. Quando negli anni 60 la moda del castorino fallì, per evitare i costi di abbattimento e smaltimento carcasse, hanno liberato intenzionalmente gli animali. Queste liberazioni intenzionali, unite alle fughe accidentali, hanno favorito a tutt'oggi la presenza di nutria in grandissima parte del territorio nazionale. Ma veniamo ai dati. Innanzitutto si sente spesso, giustamente, dire: ma la nutria porta malattie? Beh, sì, come tantissimi altri animali presenti sul territorio. Le analisi però fatte dagli istituti zooprofilattici hanno dimostrato che la nutria attualmente non è un pericolo igienico-sanitario per l'essere umano. Cosa significa? Non dovete fermarvi al dato anticorpale, ma bisognerebbe fare indagini molto più approfondite a livello microbiologico. Perché? Perché l'anticorpo ci dice che l'animale è stato in contatto col patogeno, ha sviluppato gli anticorpi, ma non è un dato per capire bene qual è la pericolosità sanitaria. Attualmente vi posso garantire, a livello zooprofilattico, non esistono problemi di questo tipo.
Quali sono gli impatti? Allora, prendo i dati maggiormente disponibili, anche se sono un po' vecchietti, siamo nel 2005 circa, ma per farvi capire che, uno, la nutria crea impatti? Sì, la nutria crea impatti, a livello agricolo soprattutto. Bisogna però contestualizzare ciò, e quindi a livello comunque di diciamo alimentazione predilige tutte le cereali, piante che crescono soprattutto a bordo del campo. A parità però di alimentazione sua, e se vi è presenza anche di una fascia, diciamo, di prato, prato di essenze diverse di vegetazione, ecco che la nutria si ferma lì, cioè non va oltre all'interno del campo se ha possibilità di fermarsi prima. Sono studi che hanno fatto anche in Sud America. Certamente in Sud America i territori sono molto molto più grossi, però ciò che conta è il comportamento che noi dobbiamo conoscere per poi intraprendere le giuste misure di contenimento in questo caso. Vi faccio notare però che vengono, a mio parere, investiti troppi soldi per contrastare la nutria, quando in realtà, sempre rispetto alla nutria, è il cinghiale che fa molte, molti più danni a livello agricolo, cinghiale che viene poi introdotto anche legalmente dai cacciatori, ma questa cosa, questa storia la sappiamo. Ora, si parla anche delle letane, sarebbe naturalmente, si parla anche delle tane, appunto, il pericolo delle infrastrutture. La nutria scava? Sì, perché lo vediamo, credo che tutti abbiate visto le tane delle nutrie lungo gli argini. C'è un però, la nutria non è un fossorio obbligato, cioè non scava per forza nell'argine, lo fa quando c'è carenza di rifugio, cioè di presenza di vegetazione anche secca o di riva, che lei utilizza come fa un castoro per creare le sue zattere. Oppure mi è capitato di vedere anche a Segrate, per esempio, nutrie che vivono tranquillamente sotto gli arbusti di varie essenze. Un'altra cosa, particolarità, perché predilige le tane negli argini? Avete presente in campagna le rogge, gli argini sono quasi con un'angolatura veramente a 90 gradi. Invece non gli piacciono gli argini che sono un po' più pendenti, quindi una pendenza più lieve verso i 45 gradi. E oltre a ciò, gli argini sono anche diserbati. Quindi la pendenza a lei è più congeniale, gli tolgo pure le radici e la vegetazione, la nutria dice, chi me lo fa fare di investire energie per altro, io scavo la tana. Ma tendenzialmente la tana, come vedete, in linea generale, è lunga all'incirca 3 metri, a volte fa un sifone o dei giri all'interno, quindi una sorta di curvatura verso o destra o sinistra, ma quando ci sono grossi impatti può fare tane pluricunicolari. Non è quella la normalità, ma è questa, quando le fa pluricunicolari? Quando c'è un disturbo ambientale. Tendenzialmente la nutria, soprattutto i maschi, tendono ad andare e a colonizzare nuovi territori e creare quindi nuove tane, occupare quelle già preesistenti. Per esempio anche la lontra fa le tane, e a volte la nutria occupa quella della lontra e viceversa, dove è presente la lontra naturalmente. Se c'è un disturbo antropico, per esempio l'abbattimento con armi da fuoco, la nutria sente cosa c'è nell'ambiente e dice, perdonate la metafora, dice, ma chi me lo fa fare di andare fuori in pericolo? Io mi allargo la tana che c'è già qui e creo altre colonie. E si crea un problema grosso a livello infrastrutturale. Quindi una sorta di induzione che alcuni metodi di contenimento fanno al comportamento di questi animali. Ma la nutria può essere predata? Ci sono dei predatori? Sì, nel suo luogo di origine, ovviamente, che non sono qui, gli alligatori, i coccodrilli, grossi felini e rapaci, o serpenti costrittori. Ma da noi, questa è una foto fatta in Friuli, da noi le volpi cacciano e mangiano le nutrie, così come lupi, linci, rapaci, ciconiformi o addirittura anche lucci e mustelidi. Naturalmente la dimensione del predatore andrà a concentrarsi sulla dimensione della preda. Un luccio mangerà i cuccioli, una cicogna mangerà i cuccioli di nutria. L'alligatore non ce l'abbiamo ancora, spero che non arrivi. Quindi... Lo sciacallo, bravissimo, anche in Friuli. Grazie di questa segnalazione. Quindi parliamo di eradicazione o di controllo? Ebbene, spesso io sento dire che l'Inghilterra però è riuscita a eradicare la nutria. Sì, sì, certo, è vero, confermo, c'è riuscita, ma l'Inghilterra è un'isola e l'Italia non ancora, perlomeno a livello geologico. In Inghilterra non c'erano così tanti bacini reticoli idrografici come ce li abbiamo noi in Lombardia, pensate alla pianura padana,
Io abito a Bucinasco, Parco Agricolo Sud Milano, quindi rogge, fontanili, cave e quant'altro. Si sono svegliati molto prima in Inghilterra per far fronte a questo problema e hanno avuto la fortuna per loro di avere 5 inverni consecutivi molto freddi. Il freddo è proprio un nemico naturale della nutria. In Italia, secondo il Ministero dell'Ambiente, la nutria non si può più eradicare. Vi ricordo 1928 i primi nuclei di nutria. Attualmente quindi è specie naturalizzata in Italia e si può parlare solo di contenimento. Però attenzione, perché la nutria, in base agli studi che sono stati fatti, ha una strategia che può essere modificata in base alle condizioni ambientali. Cosa significa? Significa che a fronte di un disturbo di una pressione antropica può aumentare i numeri di nati per parto. Invece di 4 o 6 ne può fare 10 o 12, motivo per cui spesso in città, vediamo, in base alle risorse trofiche, sì, grazie assessore dello spunto, in base alle risorse trofiche può decidere quanti cuccioli fare, perché se io in un ambito urbano do da mangiare alle oche e agli germani, gioco forza arriva alle nutrie. Ma questo vuol dire per l'animale, ehi, c'è cibo a sufficienza per fare più figli, quindi un successo riproduttivo maggiore. Così come, paradossalmente, se io abbatto animali in un centro urbano o in una zona, in un'oasi o in un parco, tolgo individui, ma non tutti, perché qualche sopravvissuto ci sarà sempre, ecco che i sopravvissuti appunto diranno, ehi, ma qui c'è possibilità di fare tane, quindi mi sviluppo e mi riproduco di più. Questi sono dati proprio di fatto che possiamo vedere tutti. Quindi, se l'eradicazione non funziona, cosa possiamo fare con i metodi ovviamente di abbattimento? Possiamo fare un'eradicazione, sì, ma con dei metodi magari ecologici, ingegneria naturalistica. Usare per esempio reti antinutri antigambero. È un costo? Sì, è vero, è un costo. Però può essere utilizzato per quelle colture di pregio. Quindi questo investimento che dura tanti anni può avere un ritorno economico con appunto il ricavo della coltura che si sta coltivando. O la riqualificazione. Ringrazio tra l'altro, ne approfitto, il Museo di Storia Naturale di Milano, perché grazie all'amico Giorgio Chiozzi, che non è qua presente ma che saluto, insieme abbiamo fatto nel 2008 proprio una presentazione, è partito diciamo il primo progetto italiano di sterilizzazione di una colonia di nutrie a Bucinasco, dove risiedo, e appunto nel novembre 2008. E torniamo qua. Vi posso dire che è stato utilizzato ovviamente una zona urbana, un fontanile presente a Bucinasco, perché? Perché io ho bisogno di una zona circoscritta. Io non devo fare una sterilizzazione in campagna aperta, perché non riesco altrimenti a ottenere dei risultati e a ottimizzare il metodo. Attualmente le risorse sarebbero insufficienti, quindi non è economicamente vantaggioso la sterilizzazione in aperta campagna. Lo è invece in zone come queste, perché io creo una groviera nella soluzione di continuità presente in tutta la penisola. Cosa significa? In città è difficile che i cittadini vedano di buon occhio l'abbattimento con armi da fuoco. È più facile che ci siano metodi ecologici, ma tra cittadini che si lamentano, altri invece che vogliono che venga fatta qualcosa, e l'amministrazione con i tempi biblici, lo so perché ero assessore all'ambiente del comune di Bucinasco, i tempi si possono allungare e quindi la nutria ovviamente si può riprodurre. Per cui, onde evitare ciò, utilizzare la sterilizzazione per delimitare e iniziare a bucare come un formaggio di groviera l'areale di questi animali può essere un inizio di strategia utile. Un altro, che non sempre è fattibile, è lasciare fasce tampone, come vi dicevo prima, lungo gli argini, lungo i campi coltivati, perché la nutria rimane lì. Vi faccio vedere queste immagini. Lo fanno in Svizzera per il castoro europeo. Anche lui fa le tane quando non trova possibilità di fare le zattere, le dighe. E capite bene che la nostra situazione è quella in alto, quella sotto è piantumata. Si aumenta anche la biodiversità e si aumenta anche la lotta biologica. Esistono anche soluzioni di fornire tane artificiali a questi animali, così non scavano, ce l'hanno già. Ovviamente sono soluzioni puntiformi, non stiamo dicendo usate queste e va bene così, però sono delle proposte che possono essere prese in considerazione. Personalmente mi occupo per fornire consulenze sui metodi ecologici di gestione faunistica per quanto riguarda la nutria e altri animali, ma in questo caso la nutria. Vedete che diversi comuni in Italia stanno aderendo e sono interessati a promuovere questo metodo. Cito anche Rosate, un giardino di un'azienda mi ha chiesto di intervenire, non voleva averle lì, le potevamo anche sterilizzare ma non le voleva lì. E quindi ho provato, per la prima volta almeno, gli ultrasuoni che vanno bene per grossi animali,
e la foto non ce l'ho qui, ma resto a disposizione per darvi tutti i dettagli. Ebbene, vi posso dire che attualmente sono passati a dicembre 2 anni da questo intervento, abbiamo posato 5 ultrasuoni, non sono più entrate nel giardino. C'è una roggia proprio lì vicino, c'è la recinzione con dei buchi, ma le nutrie non sono più entrate. Quindi questo è un metodo magari per utilizzare nei privati, nei giardini privati. Articoli ovviamente, il poster del Museo di Storia Naturale di Milano che abbiamo fatto nel 2008 e vari articoli che dimostrano come appunto la sensibilità su questo argomento sta insomma andando bene, anche perché sono iniziati all'incirca dopo il 2008 con Buccinasco, all'incirca 2 anni fa, l'Emilia Romagna soprattutto, con Modena e con Sassuolo. Quindi i dati stanno crescendo, ma devono essere giustamente analizzati. Io prima vi ho scritto l'esito positivo in corso, ma stiamo lavorando per creare un report. Quindi attualmente le nutrie si possono sterilizzare, chiunque può farlo che abbia una clinica veterinaria, vengono reimmesse ovviamente e effettivamente permangono per il tempo della loro ovviamente vita, della specie vivente. E il trend di queste zone dove le nutrie sono sterilizzate, il trend della popolazione demografica effettivamente è costante o tende a diminuire per morte naturale. Qual è il concetto? Che se io sterilizzo un tot numero di nutrie, ovviamente io poi dovrò fare un monitoraggio, come si fa con le piante, con l'appalto del verde. Io faccio la potatura come comune, ok? Ma non mi fermo lì, ogni anno controllo che la pianta stia bene. Però capite bene che un investimento iniziale a medio-lungo termine può avere un ritorno anche economico quando alla fine dovrò sterilizzare non più 80 nutrie, ma quelle 5 o 6 che magari in un anno possono entrare. Quindi, per la tavola rotonda, spero di essere stato nei tempi, Guido. Ok, per la tavola rotonda è importante quindi la collaborazione tra tutti, tra associazioni che conosco e che saluto, tra enti pubblici e privati e figure professionali, giovani naturalisti che stanno crescendo e si stanno laureando, piuttosto che già naturalisti biologi come il sottoscritto, ma anche agricoltori allevatori. Scusate la fretta, ma spero di avervi dato informazioni. Grazie. Grazie mille. Allora, siccome c'è un altro... Sì. Scusate l'ignoranza, non sono un esperto naturalista, ma l'ultrasuono utilizzato per scacciare queste nutrie non danneggia altri animali? Allontana, li allontana. Moltissima domanda, ha creato una sorta di... Grazie, giusta domanda, può creare una sorta di disturbo, è vero, anche agli aironi, perché hanno visto che l'airone invece di andare nel giardino si allontanava anche lui. Quindi sì, c'è questa cosa da tenere a mente. Però per l'azienda andava bene così, anche perché era in campagna, quindi l'airone si è spostato. Però Samuele, correggimi, costa mi sembra 200 euro la macchinetta, sì. E lavora su un raggio di 5 metri. Sì, infatti, esatto, perché è all'aperto, giusto, giusto. E via l'impatto. Infatti poi io resto a disposizione per i dettagli, però ha funzionato. Ovviamente l'azienda, essendo un privato, ha messo a disposizione dei soldi perché ce li aveva. Qui vende macchinette. No, non è vero. Allora, prima di... Sì, una cosa flash. No, ma mi ha fatto molto riflettere, perché ho due genitori molto, molto anziani che lottano con le talpe nel loro micro giardino. Abitano vicino a Codogno, a Casellandi, un paesino sul Po. Hanno un micro giardino, veramente micro, accanto ci sono i campi. E quindi tutti gli animali selvatici arrivano nel loro giardino. Un problema è che le talpe gli hanno distrutto il prato. Non è più un prato inglese, è un prato gobbe. Quindi io sto conducendo la battaglia con loro dicendo: avete un'osi naturale, vengono tutti qua perché fuori ci sono chissà quante sostanze non tanto buone. Però se gli dicessi ultrasuono, mi dicono: Paola, portaci l'ultrasuono. Quindi mi auguro che questa cosa non si diffonda troppo. Finisco solo. Esistono i dissuasori a percussione, sempre ultrasuoni, ma che metti nel terreno per le talpe. Ok.